60 seconds. Lo sport in campo contro le discriminazioni. Dal 1 al 5 luglio a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, la 19esima edizione dei mondiali antirazzisti organizzati dalla WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Presidente Vincenzo Manco, ma è così difficile debellare il razzismo? Pare che dai segnali che arrivano dall'Europa ci tocca dire di sì. 5.000 giovani per 5 giorni, tanto sport. Quanto e cosa è cambiato in questi anni? È cambiato tanto. Arrivano con l'idea e la voglia di dare un segnale forte contro le discriminazioni. E in questa edizione vediamo anche la presenza dell'Associazione Italiana Calciatori. È un segnale molto importante. La realtà italiana, quali segnali ricevete? Dalle società sportive grande attenzione, questo è un paese sostanzialmente povero di cultura sportiva. E si parla tanto di razzismo negli stadi, basta solo la repressione? Assolutamente no, ma è necessario appunto investire nella cultura sportiva per costruire cultura dell'antidiscriminazione, cultura dell'antirazzismo e quindi non soltanto repressione. Pietro Plastina, GR2.